dovremmo fare una precisazione. Dato che insisto molto, no? Dicendo Fabio non ha fatto l'università, è stato bocciato, non leggeva. Proprio perché ci tengo alla smitizzazione. C'è un video di Steve Jobs di 40 secondi che ero rimasto impresso, peraltro quando Steve Jobs aveva ancora i capelli, quindi in tempi non sospetti. Steve Jobs dice in questo video una frase in particolare, dice: tutto quello che è lì fuori non è stato costruito da persone più intelligenti di te. Nel momento in cui lo capisci, capisci che puoi veramente fare tutto, che non significa che è tutto facile, ma che puoi farlo, che quello che c'è lì non è stato fatto da qualcuno più con un QI di 30 punti. Assolutamente, assolutamente. Si tende a dire in inglese knowledge is power, no? La conoscenza è il potere. Io penso che sia vero fino al 50%. Lo deve avere knowledge. Quello che manca, ed è quello che invito tutti quanti a fare, è sfidare il proprio insegnante, nel senso azione. Poi impara la tecnica e poi la applica. Spesso e volentieri la gente impara la tecnica ma non la applicherà mai. Quindi quello che dico io è sfidare l'insegnante e sfidare se stessi. Tanti miei amici in passato fanno un'università a cui non piace. Quello per me è sbagliato. Si va a imparare una serie di cose che molto probabilmente non si applicheranno, non verranno mai applicate semplicemente perché non c'è interesse nell'applicare. Io su questo stimo tantissimo te, perché sono psicologia, hai fatto tantissimi corsi riguardanti quello che fai e lo fai, perché quello era quello che volevi fare, no? E volevi farlo psicologo, hai sia lo psicologia, l'hai fatto. L'errore che fanno in tanti, l'ho fatto anch'io, è fare qualcosa che non si vuol fare perché si è indecisi su cosa fa. Okay. E qui rientriamo nel discorso del gol. Mi permetto di aggiungere una mia considerazione. Anche è vero che puoi imparare da errori. L'errore non deve essere un motivo che ti spinge ad arrenderti, ok? Io, ad esempio, ho lavorato in un'azienda people. Il nostro boss, lui ha fatto scienze politiche. Un giorno gli chiesi quanto scienze politiche ti ha dato per l'attività che facciamo adesso. Lì facciamo business design, consulenza alle grandi aziende anche. E lui mi ha detto in termini di concreti che posso spendere, pochissimo, molto in termini di competenze trasversali. Da un lato puoi aver fatto l'università il percorso sbagliato, ma quel percorso ti ha permesso di apprendere qualcosa che potrebbe servirti. Dall'altro magari invece ti rendi conto che non ti servirà niente, ok? Bene, hai imparato che c'è una cosa che non ti serve a nulla. Un mio amico ha insegnato un motto americano che è: puoi avere successo o puoi imparare.